Le occasioni arrivano solo a chi è ben preparato. Al Polo Agrario Rozzi coltiviamo opportunità. Buongiorno e bentrovati. Oggi sono in una bellissima location, ovvero il vigneto del Polo Agrario Rozzi. Sono in compagnia del professor Dino Mastracola, quale do un buongiorno. Buongiorno, professore, grazie per l'invito. Grazie a lei. Lei è la persona adatta perché, oltre a essere il prorettore vicario dell'Università di Teramo, è già preside di facoltà agraria e docente di scienze e tecnologie alimentari. Quindi è la persona adatta per fare con me questo tour all'interno di questa realtà scolastica molto interessante alla scoperta delle sue peculiarità. È pronto? Certo, sarà molto interessante. Benissimo, allora direi di andare. Siamo all'interno del Polo Agrario, ci siamo appunto spostati. Professore, ho subito una domanda per lei. Allora, qui i ragazzi apprendono le tecniche di valorizzazione e commercializzazione dei vari prodotti agroalimentari, ma ai fini della qualità di questi prodotti, quanto è importante conoscere le problematiche relative all'ambiente e al territorio? Tutti questi aspetti sono strettamente collegati. Io penso che l'agricoltura moderna e in generale la gestione del sistema agroalimentare moderno non possa prescindere dall'ambiente. Tanto è vero che il termine sostenibilità è entrato prepotentemente, quindi non possiamo più permetterci un'agricoltura e una trasformazione dei prodotti agroalimentari che non tenga conto dell'ambiente. Tener conto dell'ambiente significa consumo di acqua, consumo di suolo, gestione dei chemicals, quindi di tutto quello che viene utilizzato durante la produzione, e anche un'attenzione notevole a quanto spendiamo dal punto di vista energetico per trasportare i prodotti. E parlando proprio di qualità, ci sono un po' due schieramenti quando si parla di qualità e sicurezza alimentare. Il primo vede la sicurezza sinonimo di tradizione, l'altro invece vede la sicurezza sinonimo di innovazione. Lei come vede questi due schieramenti? Spesso si dice che in meglio sta Houston, forse anche in questo caso. Io dico sempre ai miei ragazzi, quando comincio le mie lezioni di tecnologia alimentari, che non esiste tradizione senza innovazione. Se facciamo un po' di mente locale, ci accorgiamo che stiamo parlando di prodotti tradizionali, di prodotti tipici solo da qualche decennio, cioè da quanto si è spinta molto l'innovazione e forse la globalizzazione. Quindi, con il bombardamento da parte di, cibi alieni, abbiamo cominciato a sentire la necessità di ritornare alle tradizioni. Ma ritornare alle tradizioni non significa ritornare solo al bel tempo andato, significa conoscere quei prodotti, conoscere come quei prodotti possono essere validi e porre attenzione alla sicurezza. La sicurezza è frutto dell'innovazione. A questo punto io la invito con me ad andare a conoscere i prodotti, certo, realizzati da questi ragazzi, perché qui ce ne sono diversi. E vado subito da Gaia. Ciao Gaia. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Senti, mi vuoi parlare un po' del vino che realizzate qui al Polo Agrario? Nel nostro istituto agrario di Popparozzi, oltre al vino, produciamo anche altri prodotti come l'olio, il miele e altri prodotti come ad esempio le confetture e i sali, il sale aromatizzato. Per quanto riguarda il vino in particolare, nell'azienda del nostro istituto abbiamo un vigneto che è un campo collezione dove coltiviamo Montepulciano d'Abruzzo, Trebbiano d'Abruzzo, Sangiovese, Malvasia e altre varietà di uve. Ma qui abbiamo anche Luca, al quale vorrei chiedere invece di parlarci dell'olio.
Allora, buongiorno. Il nostro istituto possiede dei terreni dove sono coltivate differenti varietà di olive. La scuola produce due varietà di olio extravergine di oliva. Il primo è un blend prodotto appunto dalla molitura di diversi tipi di olive. Per quanto riguarda invece l'altro è un monovarietale prodotto solo dalla lavorazione del tortiglione. La scuola ha una sala di panel test dove noi appunto analizziamo gli oli extravergini e qui definiamo proprio i valori per quanto possono essere l'odore di fruttato e il sapore di amaro e piccante, che come detto prima sono due indici di qualità. E da qui definiamo appunto la qualità del nostro olio extravergine di oliva, dove abbiamo presente il capo panel e in più, dei 10 assaggiatori che infine regaleranno la scheda al capo panel, che deciderà la qualità del nostro olio. Leonardo, a te invece voglio chiedere del miele che realizzate qui. Sì, noi produciamo il miele. Da quest'anno in questi istituti abbiamo iniziato la produzione del miele mille fiori, senza alcun apporto di zuccheri. La conduzione dell'apiario avviene nel pieno rispetto del benessere dell'animale. Al fine di combattere i parassiti delle api, noi non utilizziamo la chimica, ma utilizziamo prodotti ammessi nell'apicoltura biologica. Il miele è un alimento che ha un buon valore energetico e può essere utilizzato anche come alternativa allo zucchero, no? Come alternativa allo zucchero, fornisce un buon quantitativo di energia, infatti può essere utilizzato da chi pratica sport. Certo, eccellente, giusto professore? Assolutamente sì, è un alimento completo, cioè, quindi definirlo solo zucchero, come giustamente i ragazzi non hanno fatto, è errato. Quindi il miele è un vero e proprio alimento con dei macronutrienti e dei micronutrienti e con delle potenzialità salutistiche enormi. Io ringrazio i ragazzi e adesso direi al professore di spostarci, che abbiamo un'altra domanda da fare a un professore. Bene. Abbiamo raggiunto il professor Sichetti. Buongiorno professore. Buongiorno. Lei è docente di viticoltura e enologia, giusto? Sì. Ecco. Abbiamo scelto come location questa con due meravigliosi spaventapasseri, che come diceva giustamente prima il professore non spaventano nessuno per quanto sono belli. Sì. Molto belli. Senta, per lei è una domanda un po' curiosa, ecco, nel senso, so che avete in progetto qualcosa. La realizzazione di una cantina, di un frantoio. Ecco. Come sapete, noi facciamo dei prodotti agricoli, abbiamo un vigneto e quindi dobbiamo necessariamente trasformarle. E quindi la scuola si vuole dotare di una cantina e di un frantoio, sia per la produzione di vino che per la produzione di oli, in modo proprio da raccorciare al minimo la filiera. Inoltre la cantina ci servirà anche per fare le microvinificazioni e per provare nuovi prodotti in campo enologico. Mentre per quanto riguarda il frantoio, sicuramente faremo un frantoio continuo in modo da ottenere un olio con elevate standard qualitativi. A questo punto però vi invito a seguirmi per spostarci nella sala delle coltivazioni. Professore, ci siamo spostati nella sala delle coltivazioni. Bellissime. Bellissime, veramente solo a vederle sono stupende, da portarsele a casa. Certo. Il territorio dell'Abruzzo è un territorio vocato all'agronomia e alle coltivazioni erbacee e spesso si sente parlare di tecnologie innovative che per paradosso sono necessarie anche per riportare in vita delle coltivazioni antiche. Ce ne vuole parlare? Dice bene, il territorio abruzzese è particolarmente vocato per un'agricoltura estensiva che si contrappone all'agricoltura intensiva che, a mio modesto avviso, è quella che ha provocato i maggiori danni al pianeta. Quindi noi abbiamo dei territori interni un po' declivi, quindi che si adattano ad una agricoltura più tradizionale, ma non significa meno tecnologica. Andiamo sempre di più verso
un'agricoltura, qualcuno dice che siamo alla 4.0 e ci avviciniamo al 5.0, e con termini tipo agricoltura di precisione, quindi l'utilizzo degli strumenti informatici per capire dove intervenire in modo puntiforme. E questo serve sia per individuare l'esigenza della pianta, sia per rispettare maggiormente il territorio, cioè non intervenire dove non serve. Perfetto. Un altro concetto di cui si sente spesso parlare è il concetto di agricoltura sostenibile. Ecco, quanto sono importanti gli studi in questo settore? Tanto, perché la conoscenza è sempre la base di ogni tipo di evoluzione. Oserei dire la conoscenza, ma anche la ricerca e la sperimentazione. Perché distingo ricerca e sperimentazione? Perché spesso la ricerca si ferma a livello di laboratorio, poi abbiamo bisogno di uno step che possiamo definire anche trasferimento tecnologico. Quindi il capire quali sono le coltivazioni a minore impatto, ma addirittura le coltivazioni che possono meglio gestire il territorio. Pensiamo all'erosione piuttosto che all'impoverimento dei terreni, e quindi alla gestione oculata anche attraverso il ritorno alle rotazioni dell'alternanza tra graminacee e leguminose. Quindi tutte però pratiche che derivano da studi e da conoscenza. Quindi tanto studio, sempre. Un lavoro molto importante. Ora qui abbiamo dei ragazzi ai quali fare delle domande, ma prima di tutto ammiriamo questa meravigliosa coltivazione a spirale. E Alessia, buongiorno, ci vuoi spiegare in cosa consiste questa spirale meravigliosa? Questa è una spirale delle aromatiche. Le piante sono state disposte a spirale in base alle sue condizioni di temperatura, umidità e ombra. Infatti ci sono piante a mezz'ombra che sono posteriormente, mentre la parte più alta, dove sono le piante che necessitano di piena luce, come il rosmarino. La parte più bassa sono le piante che necessitano di umidità, come l'origano, oppure la menta e la menta piperita. Questo è un prototipo che vorremmo realizzare fuori dalla scuola, nel parco, mettendo anche una piccola pozza d'acqua che serve per dare umidità alle piante. Ma che bello questo sistema! Certo, è un modo molto razionale per, come diceva in modo impeccabile la studentessa, per sfruttare al meglio la luce, l'acqua, quindi l'umidità, e in generale poi la temperatura. Un ecosistema perfetto. Cioè, quindi una pianta che svolge un servizio anche per un'altra. Continuiamo il nostro percorso, professore, andiamo avanti, saluto Alessia, grazie Alessia, e raggiungo Davide. Buongiorno, buongiorno. Davide. Senti, si parla tantissimo di grano, perché comunque la gente ha acquisito anche un po' di conoscenze, ci parli un po' delle varie tipologie. Allora, il grano duro è questo qui, mentre il grano tenero è questo. Allora, fanno parte tutti e due dello stesso genere, il triticum. Come possiamo vedere, il grano duro è più lungo rispetto a quello del grano tenero. Sì. È più tondeggiante. Dal grano duro si ricava la semola per la pasta, mentre dal grano tenero si ricava la farina per dolci e pane. Se noi tagliamo la cariosside di grano duro, vediamo che ha una consistenza vitrea, mentre il grano tenero ha una consistenza farinosa. Davide, grazie. Adesso faccio un'ultima domanda al tuo collega qui accanto. Cristian, buongiorno. Buongiorno. Senti, a te invece voglio chiedere come si valuta la qualità del grano. Sì, ci sono diversi indici, tra cui il peso ettolitrico, che in agronomia corrisponde al peso di volume pari ad un ettolitro di cereali, 100 litri. Questo è un test di valutazione standard, in quanto non ci indica in termini assoluti la qualità del cereale analizzato. Infatti questo tipo di, diciamo, valutazione è molto influenzato dalle dimensioni delle cariossidi. Infatti più le cariossidi sono grandi, più ci sarà un aumento di spazi vuoti all'interno del cilindro. Più spazi vuoti ci sono, minore sarà il peso appunto misurato. La qualità del grano dipende molto anche dalla qualità della farina. Partiamo da farine meno raffinate, come la farina integrale, fino ad arrivare a farine più raffinate, come la farina 00. Questa non è la farina, ma è la semola, che, come ha spiegato prima il mio compagno, ci si ricava la pasta. Questa invece è la crusca, che è lo scarto di tutte le lavorazioni di raffinazione. Perfetto, grazie Cristian. Grazie a voi. Professore,
Cosa mi vuole dire di questo percorso che abbiamo fatto? No, io trovo stupefacente come da due tipologie di grano, il grano tenero e il grano duro, si ottenga tutto questo. È vero. E questo, quindi in questo caso lasciamo l'agronomia e passiamo verso le tecnologie di trasformazione. Da un chicco di grano che cosa possiamo avere a livello alimentare. Perfetto, ma parlando sempre di tecnologia, adesso direi che dobbiamo spostarci al laboratorio di chimica. Certo. Andiamo. Eccoci, siamo arrivati nel laboratorio. Professore, giustamente lei mi ha corretta dicendomi che questo non è solo un laboratorio di chimica, ma un laboratorio di analisi. Certo, noi quando parliamo di analisi siamo abituati a pensare alla sola chimica, però sia in campo agronomico che in campo alimentare sempre di più la fisica, la biologia e anche l'analisi sensoriale diventano importanti per caratterizzare gli alimenti. Quindi è un laboratorio a tutto tondo, a 360 gradi, usando una espressione. Una giusta precisazione. Professore, adesso vorrei affrontare con lei due argomenti. Chiaramente torniamo a parlare di tecnologia alimentare e poi vorrei sapere da lei un po' come funziona la selezione, cioè come vengono certe procedure di trasformazione. Certo, la tecnologia alimentare è tutto quello che viene dopo il campo, quindi abbiamo visto le procedure agronomiche, quindi tutte le tecnologie per ottenere un buon prodotto di partenza, quindi una buona materia prima. Le materie prime possono essere utilizzate tal quali per l'alimentazione, pensiamo all'utilizzo di vegetali freschi ad esempio, però spesso, anzi molto spesso, hanno bisogno di essere trasformate per ottenere da una singola materia prima più prodotti. Abbiamo visto il caso della farina dal grano e esempi simili ce ne sono tantissimi. Quindi la tecnologia alimentare serve per, come dire, insegnare a trasformare le materie prime per ottenere ingredienti e prodotti finiti. Professore, grazie per questa spiegazione più che esauriente. Saluto adesso Gianmarco e Gaia, i nostri chimici, che adesso vado subito ad interrogare. Gianmarco, comincio da te. Io vedo un modellino di DNA. Sono molto curiosa, ci spieghi perché analizzate il DNA, come si estrae e cosa ci aiuta a riconoscere? In tutti gli esseri viventi abbiamo il DNA, la cosiddetta molecola della vita, che noi ereditiamo dai nostri genitori. Il DNA è il vettore dei caratteri ereditari. Infatti, per esempio, possiamo fare l'esempio del colore degli occhi o il colore dei capelli, o piuttosto in una pianta la forma di una foglia, di un fiore o di un frutto. In definitiva, il DNA dice come dovrà essere l'organismo. Noi nel nostro laboratorio abbiamo fatto diversi esperimenti e abbiamo estratto il DNA dalla cellula del kiwi, del pomodoro e del lievito attraverso passaggi molto semplici e utilizzando sostanze molto, che noi troviamo nella quotidianità come il sale e il sapone. E poi utilizzando dell'alcol siamo riusciti a far andare in sospensione i filamenti di DNA e quindi renderli visibili. Il DNA in agricoltura, quindi nel nostro settore, ha portato a, per esempio, alla realizzazione degli organismi geneticamente modificati, gli OGM, con i loro pregi e i loro difetti, comunque organismi con produzioni, con alte produzioni e con esenti da malattie. Professore, poi abbiamo qui una campionessa, la campionessa italiana di mezzo fondo, Gaia. Complimenti. Grazie mille. Senti, la domanda è d'obbligo: quanto è importante l'alimentazione per una che fa sport come te? Sì, l'alimentazione è molto importante perché può portare a un buono stato di salute e quindi di conseguenza a una buona qualità della vita. Infatti l'alimentazione è uno dei pilastri fondamentali per la costruzione del successo nello sportivo. Infatti io seguo una dieta ben equilibrata che mi è stata data da un nutrizionista sportivo e ogni dieta ovviamente deve essere personalizzata a seconda dei consumi energetici e delle caratteristiche fisiche di ogni individuo. Ad esempio io prima di un allenamento prolungato solitamente prendo dei carboidrati a basso indice glicemico perché portano dei benefici a livello di glicemia nel sangue e possono anche ritardare l'effetto della fatica. Dopo l'allenamento di solito prendo proteine perché aiutano a ricostruire il muscolo che durante l'allenamento ovviamente si è danneggiato e anche dei grassi essenziali. Molto importante è anche l'idratazione, sia prima sia dopo allenamento e soprattutto in corrispondenza di una gara. Infatti io mi idrato molto con circa 2 litri d'acqua al giorno.
È molto importante seguire una corretta alimentazione, perché se uno sportivo non la segue può andare incontro a seri inconvenienti. Uno dei più frequenti è l'anemia, che è la mancanza di ferro, appunto. E quindi niente, è importante alimentarsi bene. Professore, a lei il commento. No, devo dire che sono rimasto molto favorevolmente impressionato da quello che hanno detto gli studenti, da quello, sia dai contenuti che dalla forma, quindi complimenti, e questo denota il livello di preparazione che si può acquisire in questa scuola. Quindi agronomia, e quindi produzione, trasformazione, conservazione, alimentazione. È tutto il nostro settore agroalimentare ed è tutto quello che si comincia a studiare in questa scuola e poi si completa con gli studi universitari. Professore, io l'ascolterei per ore, però siamo quasi alla fine del nostro percorso, ma prima c'è ancora un concetto da analizzare, per cui la invito a seguirmi, saluto i ragazzi e ci spostiamo. Arrivederci. Abbiamo raggiunto Mirko, buongiorno. Senti Mirko, con te volevo parlare di un argomento importantissimo, perché voi qui in questa scuola avete il sesto anno, come mai? Questo sesto anno è stato formato quest'anno, è il primo anno che viene messo il sesto anno in questa scuola, è un anno prettamente di specialistica, ovvero studiamo materie come enologia, viticoltura, microbiologia, informatica, chimica e inglese. Ti conferisce l'attestato di enotecnico, ovvero il tecnico di cantina che segue tutto il processo di vinificazione, ovvero dall'arrivo delle uve in cantina fino alla creazione del vino. Ma questo sesto anno poi ha una valenza in più? Sì, ti riconosce i crediti del primo anno di università, sempre in enologia e viticoltura. E direi che è molto importante. Professore, allora siamo alla fine di questo percorso, abbiamo parlato appunto di tante cose, vuole dare un messaggio ai ragazzi che ci seguono a casa, che magari stanno valutando la possibilità di iscriversi a questa scuola? Certo, il primo messaggio è senz'altro di soddisfazione per... come dire, aver incontrato una realtà formativa ad altissimo livello, quindi con l'abbiamo sentito anche direttamente dalla viva voce dei ragazzi, una realtà formativa che offre una possibilità per l'intera filiera agroalimentare, quindi dal prodotto agricolo fino all'alimento. Per quanto riguarda il sesto anno è un'esperienza molto interessante, il ragazzo diceva giustamente che c'è la possibilità di riconoscimento di crediti universitari, essendo un percorso aggiuntivo rispetto al programma ministeriale, di fatto le università possono riconoscere crediti, cosa che ovviamente non possono fare nel percorso standard. Quindi chi segue il sesto anno e decide di iscriversi ad esempio all'Università di Teramo in viticoltura e enologia, si porta dietro un pacchetto di eredità formativa già utilizzabile per l'università. In ogni caso ho incontrato una realtà dinamica, in crescita. Il messaggio ai ragazzi è quello ovviamente di studiare, perché certo, è il periodo in cui lo possono fare in modo più intenso, poi avranno sempre meno tempo per studiare, anche se devono continuare a studiare, e l'altro messaggio di non avere paura del cambiamento e di affrontare le sfide. Hanno la preparazione, la forza e, da quello che abbiamo capito, anche la voglia per farlo. Perfetto, professore, non poteva dirlo meglio di così. Cosa dirvi, ragazzi? Cogliete le opportunità, iscrivetevi a questa scuola e mi raccomando, buona scelta a tutti. Grazie professore. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. È proprio vero, coltiviamo l'opportunità grazie a questa splendida struttura fatta di laboratori immersi nella natura, come la vigna, la serra, l'uliveto, lo splendido parco, e prossimamente con la costruzione di un laboratorio di cantina frantoio di alto livello. Tutto questo serve ai nostri alunni per acquisire delle competenze tecniche e scientifiche nel campo, nel settore agroalimentare. E i nostri studenti, grazie ad un'attività di alternanza scuola-lavoro, le classi terze nell'azienda agraria dell'istituto, le altre classi presso le migliori aziende vitivinicole del territorio,
riescono a crescere maggiormente per l'inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre è un istituto che accoglie un'utenza eterogenea, è attento ai ragazzi con bisogni educativi speciali, ma nello stesso tempo coltiva opportunità per quei ragazzi che desiderano percorrere una esperienza didattica di eccellenza. Infobox.